qui Pierluigi Pardo, pronto a commentare per voi questo match insieme a Stefano Nava. Speriamo che le due squadre non deludano le attese, Pier. Oggi si sfidano Fiorentina e Cagliari. La storia della Fiorentina nell'ultimo decennio è stata caratterizzata da alti e bassi, c'è stato il fallimento, la ripartenza dalla C2, ma poi anche la rinascita. Un gran brutto shock, non solo per la città di Firenze, ma per tutti gli amanti del calcio. Per fortuna le cose sono decisamente cambiate con l'avvento della nuova proprietà e ora la Viola sta tornando lentamente a ricoprire il ruolo che più le compete. Comincia dunque la gara. Queste sono le scelte dell'allenatore della Fiorentina. Palla interessante nello spazio. Risultato che si sblocca subito dunque, grande partenza. Hanno sorpreso la difesa avversaria attaccando fin dai primi minuti, pazzesco. Che ritmo! E questo gol potrebbe cambiare il tema tattico della gara. Ha trovato il gol con una conclusione al volo che non ha lasciato scampo al portiere. Beh, da sottolineare anche l'assist, ha messo in condizione l'attaccante di colpire da posizione favorevole. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Pavoletti. Guadagna metri. Va con il possesso palla. Ottima la chiusura, ferma l'azione. Ripartono in campo aperto. Benassi. Eiseric. Occhio al pallone filtrante. Conclusione da vedere e rivedere, Stefano, gol di rara bellezza. Mamma mia, Pierre, ma se colpiva il portiere rischiava di mandarlo in porta con tutta la palla, pazzesco. A memoria non ne ricordo molti altri così potenti. È un gol fantastico, praticamente ha tirato da casa sua. Un gol straordinario, ha calciato in porta la distanza siderale, ha trovato di sorpresa il portiere. Con questo gol ha dimostrato di saper colpire anche da lontano un missile che il portiere non ha visto nemmeno partire. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Occhio all'avanzata dei Viola. Palla vagante adesso. Hanno perso palla. Farias. Ecco Pavoletti. Occhio al... E c'è la conclusione. Vediamo tutta la sua disperazione qui. Mamma mia, che occasione questa, Pier. Cigarini. Ci sono metri a disposizione. Barella. Occhio al cross. Ottimo intervento difensivo. Attenzione al pressing. Badelli. Occhio al suo movimento. Prova a calciare. Portiere che si allunga e sventa la minaccia. Ionita. Cigarini. Farias. Pavoletti. C'è spazio per andare. Interrompono bene l'azione. Eiseric. Palla interessante nello spazio. Attenzione, prova ad andare. Gol della Viola. E
Ecco che ci viene riproposta la rete della Fiorentina. Non poteva sbagliare da lì. E qui c'è grande senso della posizione, uno spiccato fiuto del gol, facendosi trovare pronto al posto giusto nel momento giusto, pronto per ribadire in rete dopo la prima respinta del portiere. È una gara a senso unico questa ormai. Barella. Occhio, cerca l'area di rigore. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Eiseric. Padoin. Barella. Varagna metri. Padoin. Si accentra, attenzione. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Trova la magia di tacco. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Ionita. Padoin. Si avvicina all'area. Ha spazio per andare. Attenzione, tutto solo. Può far male qui. E c'è il gol del Cagliari. Un autogol questo che rischia di condizionare la sua partita. Non l'ha fatto certo apposta. La palla gli è rimbalzata addosso ed è finita in rete. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Benassi. Biraghi. Ha intercettato palla con un ottimo tempismo, consentendo alla difesa di respirare. Farias. Cigarini. C'è il tocco sulla fascia. Palla recuperata, azione interrotta. Bravo il portiere, sventa il pericolo. Ci saranno da recuperare 3 minuti, come mostra la lavagna del quarto uomo. Biraghi. Tocco verticale interessante. Pallone interessante. Occasione! Ed entra in rete! Gol! Una giornata che non dimenticherà. È arrivata la tripletta. 3 gol e nessuna voglia di fermarsi. Sì, non mi stupirei se arrivasse anche il 4. Il risultato comincia ad assumere veramente proporzioni molto pesanti. Pavoletti punta l'area, cerca la porta, tiro senza troppe pretese, facile qui per il portiere. Partita finora a senso unico, vediamo se il secondo tempo cambierà il canovaccio della gara. Benassi, occhio all'avanzata dei Viola, ottima lettura, recuperano il pallone. Barella. Tocco orizzontale, passaggio che non era certo tra i più precisi, questo ha agevolato il suo intervento. Portiere che non può lasciarsi sorprendere su questo tiro. Ionita. Ottimi i suoi passaggi oggi. Occhio al suo movimento. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Occhio al contropiede. Buon pallone filtrante.
Una botta pazzesca! Una conclusione davvero imparabile! Ho la sensazione che lo rivedremo spesso durante la stagione, un gol perfetto per le clip. Un gol degno dei grandissimi campioni. Stefano, veramente straordinario questo. Tutto molto bello, anche se nella circostanza i difensori non mi sono sembrati certo dei Beckenbauer, Baresi o Maldini. Con questo gol aumentano dunque il proprio vantaggio. Barella. Pallone profondo, pericoloso. C'è spazio per andare. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Eiseric. Si avvicina all'area, c'è la prateria per andare. Prova a sorprenderlo. Bravo qui il portiere a salvare la propria porta, ma che errore dell'attaccante. Era solo, poteva piazzarla comodamente, invece ha calciato malissimo. Benassi. Ottimo il devai. Guadagna metri verso l'area. Ha provato con potenza dalla distanza, l'idea non era neanche male, l'esecuzione molto meno. E il portiere accompagna la palla fuori con lo sguardo, senza giustamente intervenire. Pallone gestito male e riconsegnato agli avversari. Attento qui il portiere che recupera il pallone senza difficoltà. Ionita. Entra sul pallone e concede la rimessa laterale. Pisacane. Ionita. Si abbassa per prendere palla. Occhio, cerca l'area di rigore. Attento a qui il portiere che dice di no. Badelli. Guadagna metri. Pericolo, ecco il tiro. Non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Decisivo qui l'intervento del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete. Ionita. Buono l'appoggio. Barella. Ci sono metri a disposizione. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Possibilità di pallone interessante. È tutto solo. È un'occasione sprecata, è un vero peccato. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Farias. Palla schizza via dopo il contrasto. Badelli. Cambia di fronte l'attacco con questo lancio che taglia tutto il campo. Sostituzione in arrivo. De Sena. Pisacane. L'arbitro ha qualcosa da dire al giocatore del Cagliari. Bravo il portiere, sventa il pericolo. Sarà semplice rimessa con le mani e non calcio d'angolo come chiedeva qualcuno. Alla messa dentro.
Pallone che trova il palo, palla ancora buona. Buono, prova dalla distanza. Il tocco dentro. Colpo di testa che sembrava già dentro, intervento di puro istinto del portiere. Parata dal coefficiente di difficoltà altissimo, mamma mia! Cigarini. Occhio al suo movimento. Prova ad andare. Distanza fra le squadre che rimane invariata, hanno perso l'occasione per accorciare le distanze. Benassi. 180 secondi alla fine. Eiseric. Palla schizza via dopo il contrasto. De Sena. La mette in mezzo con questo pallone. Può metterla da lì. L'attaccante si è letteralmente divorato il gol qui. Da quella distanza doveva almeno inquadrare la porta, invece ha calciato abbondantemente sul fondo. Ecco il triplice fischio che mette fine al match.